Eccoci qua ragazzi, bentornati da Darius Rosso Nero. Allora raga, da un po' che non ci sentiamo perché insomma tra la sosta nazionale, tra gli argomenti che c'è poco da dire. Mentre io ero lì a guardare la mia nazionale, la Romania, perché visto che comunque prima io di solito raga, questa sosta nazionale mi concentravo di vedere sia l'Under 21 degli europei, Under 21, e il giorno dopo avevo la partita con la Romania. E poi c'era un giorno di pausa. Mentre c'era questo giorno di pausa, ho deciso di fare un video a testa. Quindi, detto questo, faccio un video oggi e un video ancora fra 3 giorni. Quindi, dopo, appunto, quando finirà la sosta nazionale, raga. Devo dire che questa sosta, allora, è un po' noiosa, è vero, è vero. Ma tutto sommato, per me, a sto giro è passata molto più leggera. Perché, comunque, ritengo di guardare la nazionale comunque in crescita, e fa piacere guardare anche la mia nazionale, oltre che vabbè l'Italia la guarderò agli europei e magari la porterò anche sul canale per il vostro rispetto a sto giro, visto che la mia nazione non c'è e avrò modo di vedere l'Italietta in modo diverso. Ecco, detto questo, torniamo noi ai nostri discorsi raga. Allora mi sposto un po' più qua perché vi metto un annuncio qui su questo lato e parliamo di Dalot. Allora, volevo oggi parlare di Dalot, esprimere 2 parole e parlare del nostro cammino in campionato, no? Allora ragazzi, per quanto riguarda il discorso Dalot, che poi prima parliamo, poi chiudiamo questo discorso. Ah, volevo un attimino ragazzi ringraziare appunto a Joe, che comunque è Joe Benzinero, che è fantastico, grande amico, e a Sell Sport, come sempre, sono due persone fantastiche. Volevo salutarle perché sono i miei iscritti fissi, ogni fottuto video lo guardano e lo so. E sono andato raga nella live di Gio del Benzinero, magari mi frega poco però, e io ho fatto 2 domande che tra l'altro sono rimasto un po', mi ha molto incuriosito, no? E magari volevo condividere questa idea con voi. Per quanto riguarda, cioè stavamo parlando proprio del discorso raga dei contratti, no? Cioè, io ho posto la domanda appunto, e cioè, secondo lui che tipo di ala destra servirebbe appunto per l'anno prossimo? E anche di rinnovo di Gigio Donnarumma, però quello è un altro discorso, ragazzi. Allora, per quanto riguarda Gigio Donnarumma, io penso che sarebbe giusto. Cioè, lui ha anche ragione, effettivamente, perché in effetti è vero. Lui dice, ok, rinnoviamo Gigio a 8 milioni e mezzo, però invece che farci lo sbatti ogni tutti 2-3 anni a stare qua a parlare di contratto, facciamo un quinquennale e poi dopo finiamo lì sta maledetta storia del contratto. Cioè se no ogni volta 3 anni siamo qua a smenarci. Raga, come fai a dargli torto? Cioè dai 8 milioni al massimo a Gigio più bonus. Perché tanto se te devi andare a prendere un portiere di 30 milioni più stipendio, cacchio, arrivi comunque quasi a 40 milioni, eh. Cioè non è che ne fai, comunque i soldi sono sempre quelli. A sto punto, cioè il campione in casa, già cresciuto nel Milan, è uscito fuori, dagli questi soldi, no? Non dico dargli 10, per carità, ne dai 8 e mezzo, adesso il Milan ne offerte 8 e mezzo, però quel pizzaio lo rompe. Vedremo quello che succede, raga. Però di mercato faremo un altro video. Per quanto riguarda l'ala destra, io vi dico, come ho già detto, non ho un nome preciso io per un'ala destra. So che mi piacerebbe avere un'ala destra con caratteristiche che mi salti l'uomo, perché è molto importante che abbia velocità, perché al giorno d'oggi, nel calcio di oggi, la velocità è fondamentale per me. Almeno mi pare che questo calcio stia perso una piega così, che sia proprio, diciamo, basato sulla velocità e anche sui terzini veloci, specialmente sulle fasce. Quindi le fasce sono molto importanti che siano veloci. Vabbè, detto questo raga, torniamo al discorso Dalot. Allora, ci sono tifosi del Milan, forse non tutti, che non lo so, forse non lo sanno, ma raga, per Dalot, quando mi ha fatto l'offerta, cioè non esiste un riscatto in realtà. Raga, come vi ho già detto in passato, non esiste questo riscatto. Cioè tu quando il Milan, quando è andato a trattare con lo United, ha trattato per un anno un prestito secco, prestito secco, e poi per eventuale
a fine prestito si riparlerà, si farà un altro incontro, ma questo non vuol dire che è un prestito con diritto di riscatto, raga. Perché se tu vai a pagare il cartellino, che il cartellino si gira intorno, comunque si gira intorno a 20 milioni, raga, cioè non lo è, cioè è tutta un'altra storia, perché tu glielo paghi dopo. E io non penso che in questo momento il Milan vada a pagare 20 milioni per Dalot, ragazzi. Cioè, in questo momento il Milan non penso che vada a prendere Dalot per 20 milioni. Poi, per carità, magari succede anche. Però, raga, io fossi, io vi dico la verità, punterei su Kalulu come alternativa a Calabria. Perché poi, ovviamente, è inevitabile che Calabria sia titolare, non metto in dubbio. Al massimo, mi potrei pensare di magari, per quanto riguarda i terzini, di prendere un terzino sinistro, sia un terzino con caratteristiche di terzino sinistro veloce, come magari può essere Firpo, non so chi è, quello che volete voi. Io dico in genere, non voglio dire nomi, non voglio dare nomi, ma vorrei un terzino che possa fare sia terzino sinistro sia terzino destro in caso di bisogno. Quindi metti in caso si fa male o si o espulsioni, Kalulu, tra robe varie durante la stagione, tu c'hai un terzino che possa fare alternanza sia a Theo Hernandez che altrettanto a Calabria e Kalulu, e comunque giocherebbe abbastanza tanto, parecchio secondo me. Dall'altro, ragazzi, è un alti e bassi questa stagione, tra l'altro, fino ad oggi nelle mie pagelle, e ormai manca il quarto della stagione, quindi raga, detto questo, sinceramente non vedo quello che si possa fare. Non può, cioè, Dalot è quello, l'abbiamo conosciuto il giocatore com'è, cioè ti fa una o due partite buone e poi te ne stecca una, te la deve steccare una di tre, o te ne stecca due o te ne stecca una, ma comunque quasi sempre succede così. Detto questo, io vi dico 20 milioni no, anzi la metà. Per me Dalot, in quello che è stato al Milan, 10-12 milioni posso pagarlo, no, di più. E anzi, con 20 milioni a sto punto ci prendiamo un altro terzino, oppure comunque io quest'anno, poi ne parleremo di calciomercato, che abbiamo le palle piene proprio di parlare di un sacco di tempo. Ora non voglio parlare di calciomercato, vi dico soltanto che fossi io ne farei 5 colpi, ma buone 5 colpi, ma che alzi l'asticella alla qualità. Perché io penso che in casa abbiamo a centrocampo, anzi, partiamo dalla difesa. Portiere stratosferico, e ci siamo. Tomori, che è una scoperta enorme, oltre a avere Kier. Questi sono i giocatori che li sottolineo, importanti, fondamentali per questo gruppo del Milan. A centrocampo abbiamo un Tonali criticato, ma in crescita, ragazzi, perché Tonali, datemi un altro potuto anno e vedrete che risultati. Quindi diamo di tempo a sto ragazzo e non rompiamo le palle, per favore. Vi dico la verità, che sì che è un mostro, cioè che sì veramente è la base del centrocampo del Milan, e quindi io, per me è fondamentale rinnovare anche a Franco che sì. Quel che abbiamo un rosa nel reparto, mette, me ne porta poco e niente, ragazzi, per me è tanto uguale che vada torni al Torino oppure rimanga al Milan. Vedremo quel che succederà. E poi abbiamo comunque un Bennacer che costruisce in un modo incredibile. Quindi la base centrocampo c'è. Questi sono giocatori fondamentali. Poi all'attacco abbiamo Ibrahimovic, che per me non si discute nemmeno. Questi sono giocatori importanti, perché per Rebic non lo considero importante, ma non è importantissimo Rebic, ragazzi. Ah, forse potrei aggiungere Çalhanoğlu? Non lo so, io non lo aggiungo Çalhanoğlu al 100%, perché è un alto e bassi pure lui. Quelli che promuovo sono questi. La base del Milan deve rimanere questa di quest'anno. Poi, ovvio, adesso c'è il fattore Mandzukic, no? Perché uno si chiede, Mandzukic, lotteresti? Non lotteresti? Raga, io vi dico la verità, penso che Mandzukic abbia bisogno di tempo, però... cioè, se tu dai via... Allora, raga, il discorso è questo, che se noi diamo via Mandzukic, in effetti stavo riflettendo, non è stato niente praticamente. Cioè, tu devi comunque andare a prenderti un altro attaccante, no? Uno o due attaccanti. Però non è stato niente, quindi... Poi c'è Leao,
È vero, ce le ha o c'è un sacco di fattori. Lasciando stare, ragazzi, che quest'anno la sfiga che abbiamo avuto non l'avrà manco un porcello, manco per sbaglio. Cioè, teniamo in conto questi fattori. Detto questo, io, ragazzi, vi dico una cosa. Per quanto riguarda Mandzukic, sono un po' un nì, nel senso, giocatore che subisce troppi infortuni, giocatore che doveva venire a fare l'alternativa a Ibra, ma allo stesso tempo un giocatore che comunque non so se darlo per finito o meno, perché effettivamente, ragazzi, abbiamo visto davvero poco, quindi direi di aspettare e vedere. Di aspettare a vedere se adesso le ultime 10 partite io lo valuterò. Traiamo una conclusione a fine anno, però comunque che se doveste andarlo a vendere non è che guadagneresti così tanto, quindi boh, raga, lo vendi effettivamente a poco Mario Mandzukic, però non lo so, vi ripeto. Mandzukic non è Ibrahimovic, anzi, Mandzukic può essere quel giocatore che ti subentra, che appunto quello sarebbe stato il suo ruolo da fare, che ti subentra e ti cambia la partita. Perché Mandzukic in 30 minuti può fare davvero la differenza. E mi ricordo quando era in forma cosa vuol dire per Mandzukic fare la differenza. Vabbè, detto questo, raga, come sempre, iscrivetevi al canale. Vi ringrazio per i 83.000 iscritti, magari 83.000, magari. Scherzi a parte, comunque vi ringrazio a tutti. Mi piace quelle 5 persone che mi scrivono sempre i commenti. Mi piace questo gruppo che si sta creando. Comunque, se devo pensare a poco tempo fa, ragazzi, che non ricevevo manco un commento. Adesso comunque 4-5 lì li ricevo, ma tutti molto costruttivi, senza offese, senza niente. Penso che questo canale mi riempie di gioia perché sta diventando un bel gruppo eccezionale. Quindi via. Non posso che ringraziarvi a tutti quanti, veramente. E mi piace parlare con voi, raga. Mi piace anche magari, insomma, comunicare anche, quindi vedete voi. Quindi è una cosa, ormai YouTube è diventata per me un'abitudine, ve lo dico. Quindi è da un anno che sono partito con questa avventura, che purtroppo non mi sono proprio lanciato a livello di iscritti, però vedo che sta ingranando il canale. Detto questo, ragazzi, vi ringrazio a tutti e vi auguro una buona giornata. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti.